Buongiorno, Gemma. Noi non ci conosciamo molto bene. Perché è venuto? Io so che non vuoi vedere nessuno, ma in un momento come questo, stare da sola non ti fa bene. Se vuoi, ti tengo compagnia. Nessuno può far niente per me. Tuo marito non è morto. Dobbiamo ancora sperare. Quanti anni ha vostro figlio? Non abbiamo nessun figlio. Ma li molti li vogliono rapire. Staremo attentissimi. Le cascate di Plitvice. 11 gennaio. Questa è la data prevista per la consegna del bambino, vero? Emir. Sì. I documenti per l'adozione erano perfetti. Nessuno si sarebbe accorto che erano falsi. Abbiamo anche dato un sacco di soldi. Sembrava tutto a posto. Ma poi qualcosa non ha funzionato. Il bambino è scappato. I trafficanti si sono presentati a mani vuote. Mario ha perso la testa. È scoppiata una lite violentissima. Lui ha tirato fuori la pistola. E alla fine è rimasto ferito lui. Gemma, queste persone sono dei fuorilegge. Ma sono anche l'ultima mia speranza per avere un figlio. L'unica mia ragione di vita. Tu non puoi saperlo. Ma loro comprano e vendono bambini come se fosse merce. Devi aiutare i carabinieri a trovarli. Guarda, signor capitano, ma non è lui. Che c'è?